Salve a tutti. È un periodo difficile in cui però anche io voglio dare il mio piccolo contributo a voi nelle vostre case con i problemi che dovete affrontare con i vostri familiari già tanto in difficoltà. Il mio compito è quello di evitare di aggiungermi alla molteplicità di voci che sentite ogni giorno sui temi di questa epidemia, dai opinionisti, medici di tutti i tipi, che purtroppo a volte più che portare chiarimento, come tutti ne vorremmo, portano un certo grado di confusione. Questo è inevitabile in momenti così drammatici. Quale può essere il mio contributo in questo momento? Ecco, soffermarsi soprattutto su alcuni aspetti che possono mettere in difficoltà la gestione della vostra situazione a casa, soprattutto per quanto riguarda alcuni aspetti di terapia e eventualmente igienico-sanitari. In questo senso preferirei e vorrei darvi una mano rispondendo a eventuali questioni, domande, problemi che vi si possono presentare nella gestione quotidiana della relazione con i vostri familiari. Ora un accenno soltanto a due problemi che possono aver creato confusione in termini di terapia in questi giorni. Si è molto parlato degli antipertensivi, per esempio, ACE inibitori e sartani, in particolare come possibili facilitatori dell'ingresso del virus nei polmoni dei malati. E quindi questo ha portato inizialmente addirittura al fatto che molte persone hanno sospeso in genere la terapia antipertensiva, in particolare quella con gli ACE inibitori, che sono praticamente uno dei farmaci di elezione nell'ipertensione arteriosa e che probabilmente fanno parte anche dei farmaci che prendono alcuni di voi e dei vostri familiari. Non esiste in realtà in questo momento nessuna prova che gli ACE inibitori possano peggiorare nella fase iniziale della malattia, della malattia da Covid, la condizione di invasione polmonare da parte del virus. Anzi, ci sono altrettanti lavori che dicono il contrario, cioè che in qualche modo gli ACE inibitori e i sartani potrebbero avere un effetto protettivo. Al momento, quindi, quello che vi indicano le società mediche e tutte le pubblicazioni uscite in questo momento è che non devono essere modificate le terapie. Non ci sono conoscenze tali da giustificare questo atto, mentre sarebbe molto pericoloso una sospensione improvvisa e immotivata della terapia antipertensiva. Detto questo, un altro piccolo accenno sugli antinfiammatori. Ovviamente si è parlato molto dell'ibuprofene, cioè per esempio il Moment è uno dei farmaci che lo contiene, come possibile ancora una volta facilitatore dell'ingresso del virus. Non c'è niente di dimostrato anche su questo, però vi voglio dire che in linea di massima, in questo momento, anche in caso di inizio di sintomi di possibile infezione da Covid, non c'è nessun motivo di usare gli antinfiammatori. È l'unico farmaco che rimane valido e che sicuramente non interferisce con l'ingresso del virus o con la virulenza del virus stesso. Rimane il paracetamolo, la ben nota e molto usata dachipirina. Queste sono le prime piccole notizie che vi volevo dare. Per il resto, auguro a tutti di resistere, continuare a resistere a questo momento di difficoltà e di potenziale isolamento e ci sentiamo presto.